Wahegooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Nazem Eleven, Go Crownstones Tuono. Siamo arrivati alla Raimon del passato e Alpha sta cercando di impedire a Mark Evans di fondare il club di calcio della Raimon, quello che tutti quanti conosciamo della prima trilogia. Però abbiamo deciso di affrontarli a calcio e quindi dobbiamo sconfiggerli per salvare il presente di Mark. Ok, i punti non sono proprio al massimo, quindi ricarichiamoci subitissimo. Riaffrontiamo ancora una volta la Alpha in partita. Non avete speranze? Ah, dobbiamo parlare con Mark. Io sbaglio sempre con chi parlare. Bene, allora giochiamo. Certo, Mark. Evans parteciperà alla partita. Buono. Perfetto, Mark in porta. Mark in porta. Abbiamo come allenatore Clark von Wunderbar. E questo qua che torna ancora. Ehi, 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 questa non è la cucina. Dove sono tutti i miei utensili? E la spiaggia che fine ha fatto? Cosa sono tutta questa erbaccia? Se non ti spiace, sarai i nemici futuristi, vi aiuto io! Ok, giochiamo a calcio! Sì! Lo sprite di Mark è molto più grande rispetto agli altri. Lo sprite che compare quando c'è il nome del personaggio che parla. Noi siamo al livello 3 e la protocollo Omega al 2. Non è che io abbia fatto chissà quanto, solo le partite obbligatorie alla fine. Ok. So già cosa succederà, e non perché ho giocato fino al terzo capitolo, ma perché ho visto l'anime. Sempre i soliti 6 episodi che ho visto quando iniziò e poi non ho visto più niente. Si alza il sipario, gente, la partita tra la protocollo Omega e gli Arions sta per iniziare. Questa volta diletterò le vostre orecchie in diretta dallo stadio del football, Frontier, anche se non so neppure dove sia. E va bene. Però in teoria questo è lo stadio della vera finale e non lo stadio della Zeus. Iniziamo a non capirci. Uno dice, vabbè, è normale perché la Zeus ancora non è entrata in gioco. Siamo pronti ad avviare le operazioni. E voi? Sì, avrei passato la palla, però a caso, fate voi. Accidenti, stanno facendo a polpetti i miei doppioni. No, Smiley, no. Tutto questo è sbagliato. Non è così che si dovrebbe giocare a calcio. Ben detto. Bravo, Marco, tu sì che hai sempre le parole adatte per il calcio. Evans, non comprendi ancora quanto distruttivo sia il potere che è nelle tue mani. Ah, sì? Beh, forse lo scoprirò presto. Voi non state giocando a calcio. Il pallone non serve per fare del male agli altri. Proprio così. State rendendo triste il calcio. Sì, è un buon modo per rendere il concetto. Ti chiami Arion, vero? Esatto. Alpha, usando il pallone in quel modo ferirai il calcio. Presto la sofferenza del calcio finirà, perché il calcio stesso cesserà di esistere. E tu, Mark Evans, cesserai di esistere insieme a esso. Avvieremo ora le procedure per implementare l'interruzione temporale di Mark Evans. Fatevi sotto! Oh, invincibile! Sì. Ma guarda, non neanche ci provate, ragazzi, lasciate perdere. Ok. Comando 01. Chissà che tecnica è! Fermerò quella palla! Ok, ho detto chissà che tecnica è, perché in teoria i comandi di tiro sono altre tecniche che vengono solo chiamate in modo diverso. Se non ci riuscirò, perderemo. E il calcio verrà cancellato per sempre. Burning Phase. Vai, Mark. Mano di luce. Fermate, zio. Oh. Ce l'hai fatta. Ha usato la mano di luce. Cosa? Incredibile, c'è davvero riuscito! È fenomeno di risonanza tra mondi paralleli! L'ho parata! Ce l'ho fatta davvero! Si tratta di un fenomeno di risonanza temporale. I Mark Evans e tutti i mondi paralleli sono intervenuti per concentrare il loro potere in un unico luogo e opporsi a noi. Attento, questo Mark Evans non si conforma ai nostri dati. Ricevuto. E mo che si fa? Ora puoi usare mano di luce con Mark. Ma Mark ancora non entra in squadra. O sì? Ah, riempi la barra di avanzamento. Certo.
Attacchiamo allora. Stavo pensando, no? Mentre riempivo la barra, ma... dovrò attaccare? Sembra di sì. Oh però! Ah, è invincibile! Ah. Mi sembrava strano, infatti, dico, ma... qualcosa non torna. Teco l'illusorio! Andiamo così, allora. Ok, a questo punto dobbiamo attaccare. Dobbiamo fare... tirare, non fare gol. Ok. No, siccome penso che... forse perché l'ho fatto prima, allora me l'ha contato uguale, non lo so. Alfa, dacci il segnale. Super tattica AX3. Ok, vediamo un po' questa super tattica. Ok. Ah, invincibile. È invincibile. E mo? Ah, rieccolo. Arriva! Parirò anche questo tiro! Oh mio Dio, quanto è bello! Che paratona, il piccoletto! Ivo si è spoilerato uno spirito guerriero per acchiappare la palla! Gli Arians hanno in mano la partita, gente! E quello che cos'era? È il tuo spirito guerriero, Mark! Spirito guerriero? È l'effetto dello spazio-tempo. Ti ha consentito di migliorare a una velocità prodigiosa. Magnifico, assolutamente strabiliante, superbamente incredibile. Oh, forse dovrei darmi un contegno, già. Perché sei diventato rosa? Questo è il mio indicatore di emozione. Mostra quanto sono entusiasta, nulla di cui preoccuparsi, insomma. Che ne dici, Alfa? Non riuscirai mai a farmi odiare il calcio. Dobbiamo assicurarci che Mark fondi il club di calcio. Mamma. Non possiamo perdere questa partita. Mano di grandi, il futuro stupenda. Del calcio dipende dalla squadra della Raimon. Sì. Tutto dipende dalla Raimon. Più che altro se avessero poi protetto la Terra dagli alieni. Perché loro potrebbero ancora, o meglio, ancora potrebbero interferire meglio. Potrebbero meglio interferire quando arrivano gli alieni. Farebbero prima. Potrebbero convincere gli alieni che sono loro alleati. Allora, sto giocando da schifo. Se riuscissi a prendere palla. Ok. Presa frattale che... perché frattale? Non ha senso frattale! Io non so cosa pensano quando danno i nomi alle tecniche in italiano, ma anche nelle altre lingue. Nelle altre lingue, tipo mano di luce è rimasto uguale a quella giapponese. Però... faccio un po' il Miximax, va? Oh yeah! Ma quanto è figo Fei con il Miximax del Tirannosauro? Lo chiamo anche lui, dato che l'avvocano loro. Ah! Varius Supersonico. Beh sì, ce l'hanno un po' tutti, l'ho detto comunque. Ok, quello è un po' lento, dobbiamo migliorarci, eh. Ok, vediamo un po' se la blocco con Heiri. Ok, vediamo un po'. Fei, dov'è Fei? Eccolo qua. Andiamo con Fauci Giurassiche. Questa è bella.
Oh baby. Vai così. Hey. Ryo. E vabbè, c'ho sempre quella in testa da dai tempi di Nazuma. Del primo. Ok, vediamo un po'. Ottimo, non c'è che dire. Arion, potrebbe avanzare Arion ora. Visto che ha Pegaso. Oh, mi blocca? Manco per la capa, zio. Non ci devi neanche pensare. Ok, vediamo un po'. Sfondamento, bene. Ho pochi punti energia, però i punti dello spirito guerriero, sì. Oddio, ma neanche tanto alla fine, 80, insomma. Vai, con pugno di Pegaso. Eccolo qua. Perfetto. La blocca. No, non la blocca! E beh, dopo mezz'ora che è stordito io, la blocca. Ovvio che non la bloccava. Oh. Bene. E giochiamo allora, dai. Che facciamo? Finisce così oppure c'è anche il secondo tempo? Non mi ricordo, sinceramente. Vediamo un po' che ci fanno fare. Faye, stai bene? Deve essere difficile controllare tutti questi doppioni. In effetti, sì. Ehi, voi! Huh? C'è posto per me in campo? Oh! Meglio di Victor. Victor, ci sei anche tu? Tu non sei... Non sono Victor, ma non ci sei andato troppo lontano. Sono suo fratello maggiore. Sono ma dai, è troppo figo Vladimir, è troppo figo. Altro che Victor. Arion, giusto? Vladimir, ma tu cammini! Ti spiegherò dopo. Abbiamo un nemico da combattere ora. Ok. Ah, certo, caro. Sono davvero felice di poter giocare a calcio con te. Lo stesso vale per me. E poi, sono ansioso di poter scendere in campo a fianco di Mark Evans. ragazzi, è ovvio. Però questo Vladimir, come è arrivato fino a qui? Lui chi è? Vladimir Blade, un altro potente alleato da un mondo parallelo. Beh, ci servirebbe in effetti un alleato in più. Identità del soggetto maschio confermata. Si tratta di un errore causato dall'interruzione della linea temporale di Victor Blade. Intendi dire che appartiene a una linea temporale parallela creata da noi? Se è un errore, correggiamolo. In teoria, Alpha parla in modo più meccanico e ho provato a farlo anche più meccanico prima, però mi sono sbagliato e ora l'ho fatto di gettata proprio, veloce. Vladimir Blade finisce agli Arians nel secondo tempo! Ci aspetta una tempesta di emozioni d'ora e poi, gente! Questo non riesco a farlo troppo giovanile, perché è uguale all'altro commentatore alla fine. Mi esce la voce uguale, chissà perché. Allora, Vladimir... Ok. Beh, che sto palla e te la passo. Destra. Devi essere più veloce, Fei. Non farti infartare, Ok, eccolo. Oh. No, ma cosa? Ma perché? Non è una super tecnica da sfoderare. Ehi, dove pensi di andare? Non mi sfuggi. E a destra vado anch'io, baby. Oye. Victor, dove vai, Victor? Arion, pensaci tu, va. Vai, tiro. E tiro normale perché non ho più punti per lo spirito guerriero. PSG. Paris Saint-Germain. Oh yeah. Però stordito. Non ha senso stordito. Grande. Perché in teoria non l'ho stordito, in teoria l'ho entrata in porta, non l'ha neanche sfiorata. O forse la pressione causata dalla palla ha fatto sì in modo che si stordisse la mano, che colpisse anche la mano. Roba dell'altro mondo, gente. Verrai corretto. Non credo proprio. Eccolo il giochetto di gambe. Fantastico, Vladimir è un fenomeno. È ora di usare lo spirito guerriero!
Dobbiamo attaccare con tutte le nostre forze. Seguimi. Ok. Capo supremo della guerra Pentagon. Armatura. Oh! Oh mio Dio. Quanto è figo quello spirito guerriero. Lo voglio assolutamente. Vladimir è in grado di indossare l'armatura del suo spirito guerriero. Puoi farcela anche tu, Arion. Forza! Cosa? Ma come? Tocca... Ok. Ah, ok, ora ci spiega come fare l'armatura. Eccola qua. Posso farcela anch'io! Devo indossare l'armatura! Ora ci provo! Super Vega Solato! Armatura! Beh, in effetti... Wow, ci sono riuscito davvero! Finalmente ho l'armatura del mio spirito guerriero! Non ci credo, ma com'è possibile? Fantastico, Arion! Come ti senti? Ho una forza completamente nuova dentro di me! E certo che potrai battere qualunque avversario! Ora segniamo, Arion! Va bene! La cosa interessante è che comunque se l'armatura, se ci pensiamo, potrebbe essere usata da tutti quanti quelli che hanno uno spirito guerriero. Perché a forza di allenarsi, alla fine riesci a evocarlo, lo spirito guerriero, e quindi allenandoti ulteriormente riesci anche a evocare... Oh, ritmo travolgente! Riesci anche a indossare l'armatura a forza di allenamento. Peccato che nella vita reale non sia così. Anzi, nella vita reale non è neanche minimamente paragonabile a Inazuma. Vai. Ritmo travolgente! Emmete! Oh, che bello! Ora, pugno di pelle... No, ecco. Furia del vento, perché... L'armatura ci fa usare le nostre tecniche, però con zero consumo. E questo è il bello dell'armatura. Infatti credo che sarà tipo... un must. Da ora in poi. Più che altro nel post-game sarà un must, assurdo. Sarà molto più facile vincere. Ovviamente... L'armatura ci fa usare le mosse anche potenziate. Però non credo che con l'armatura si potenzino. Vedremo poi. Ce l'hai fatta, Arion, bravissimo! Ok, siamo 4-0. Devo arrivare... Madonna, come corre Victor. Devo Vladimir. Devo arrivare a 5? Arriviamo a 5 allora, dai. Io sono pronto, Vediamo un po'. Oh, tecnica... Scatto repentino, grande tributo. Io so perché l'hai imparato. Spero solo di non rimanere a zero punti con l'armatura. No! Che sbaglio! Che fa Vladimir? Su! Ma chi ha palla? Ah, di là, che ne so. Sto a guardare da tutt'altra parte io. La casetta con i pipistrelli. Frattale, forse per il fulmine? No, se è per il fulmine allora è una cagata tremenda, cioè, dai. Chi è? Ah, ok. Blai, Vladimir, no! Perché sbaglio? Mo' però vai! Oh, che cavolo! Non mi ci prende, non lo so! Oh, cascata di frecce, dai! Non mi prendeva il comando! Debole! No! Forte! Goal! Grande! Andiamo allora. Un 5-0, ma dai. Protocollo Omega. Noi protocollo Omega qua, protocollo Omega di là. Ma poi fate schifo però. Oi oi oi. Vediamo un po' gli oggetti che ho. Bibita analcolica. Vai, tutto a Fedo. Via. Ok, sinistra. L'ho ricaricato perché sennò ragazzi davvero col Miximax poverino ci crepa.
Eccolo, vai ancora, Fei! Oh, tiro rimbalzante! No, ragazzi, 6-0, no. No. Oh, ottimo. Ma è stato troppo facile, dai. Abbiamo perso, com'è possibile? Che forza, una vittoria così non si dimentica. Skinny, ma tanto skinny non era. Acqua rigenerante e barretta super. Rigenerante, te la butti addosso, ti rigenera le ferite. Tipo quella di Saiyan, o meglio, Saiyan. Del popolo, non era di Saiyan in realtà. Era del popolo Plant. No, si chiamavano Plant gli abitanti, pianta? Il pianeta era Plant, sicuro. Gli abitanti avevano queste erbe che curavano le ferite. Poi, dopo, ovviamente, con la tecnologia, i Saiyan hanno scoperto la tecnologia grazie agli Zufuru. E quindi poi dopo hanno, insomma, implementato questa tecnologia insieme agli altri alieni, con l'aiuto. E Dragon Ball qui non c'entra nulla, quindi andiamo avanti. Signore, quali sono i suoi ordini? Ritiratevi. Affermativo. Ritiratevi, esatto, ritiratevi. Cosa? Ma che succede? Non ti preoccupare, Mark. Scoprirai anche tu la presenza degli alieni in un futuro non molto lontano. In un anno e una settimana. Fantastico! Mark potrà creare il club di calcio. Siamo riusciti a preservare la linea temporale originale, Arion. Che bello. Quindi significa che abbiamo vinto. E cavolo, 6-0. No. Che giornata. Non importa. Beh, dobbiamo ringraziare come... Vladimir per questo risultato. Come primo giorno alla Raimon, Mark, direi che hai fatto fin troppo. Sì, ma prima di festeggiare mi piacerebbe conoscere la sua storia. Ora, una cosa sola. Mark a mano di luce, fin qui, ok. Ma ha anche uno spirito guerriero. Cosa fate? Lo fate tornare indietro nel tempo ancora una volta? Oppure tiene lo spirito guerriero? Come funziona? Sentiamo però la storia di Vladimir. Oh, parla con Vladimir. Ok, sono molto curioso. Grazie Vladimir. Ragazzi, permettetemi di unirmi a voi. Voglio aiutarvi. Lo faresti davvero? Lo faccio per Victor. Cosa? Arion, io sono diverso da Vladimir che conosci. Nella tua realtà ho perso l'uso delle gambe quando Victor aveva appena 7 anni. E da allora non posso più giocare a calcio, no? Proprio così. Nella mia realtà, quell'incidente non è mai accaduto. Di conseguenza, io e Victor continuiamo a giocare. Raggiungemmo un livello talmente alto che ci fu offerta la possibilità di frequentare un'accademia calcistica all'estero. Un'accademia, wow! Ma poi... Dimora dei Blade 2 anni prima. I nostri figli hanno la possibilità di frequentare un'accademia di calcio. Sono così orgogliosa. Pensi che potranno partire entrambi? Mi dispiace, tesoro, ma non credo che ce lo potremmo permettere. Le spese sono tante, quindi solo uno di loro potrà andare. Temevo che l'avresti detto. Vorrei tanto mandarli entrambi, hanno davvero un grande talento. Chi lo sa, magari tutti e due diventeranno comunque atleti di livello mondiale. Io non vado. Fate partire Vic, è una grande opportunità per lui. Avete sentito tutta la conversazione? No, no, Vlad, devi essere tu ad andare, te lo meriti. Non più di te. No, davvero, non pensare a me. Tanti mi sono stufato del calcio. Ma Vic... Cosa non si fa per i fratelli? Victor ha detto così. Ovviamente, non lo pensavo davvero. Ma fatto sta che gettò via tutta la sua attrezzatura e non diede mai più un calcio ad un pallone. Lo fece per me. Si sacrificò e fui io a partire per l'estero. Capisco.
Ma questo non era altro che il piano della Eldorado per sottrarre il calcio a Victor. Perché fa parte della Raimon, giusto? Giusto. E quando ho raggiunto il successo, sono venuti da me. Hanno cercato di sottrarre il calcio anche a me. Hanno attaccato anche te. Tua fama deve avere una grande influenza sui ragazzi che amano il calcio nella tua realtà. Ecco perché ti hanno preso di mira. Sì. Ma per fortuna un anonimo mi ha inviato delle informazioni per aiutarmi a manipolare lo spazio-tempo. Ed eccomi qui. Non mi ha rivelato la sua identità, però mi ha lasciato un messaggio in cui diceva di voler aiutare chi ama il calcio. Strano. Già, e non solo. Mi ha anche dato questo braccialetto temporale. Mi permette di viaggiare nel tempo. Non capisco bene di cosa state parlando, ma mi è chiaro che state lottando contro quei tipi per proteggere il calcio. È così. Bene, allora mi unisco anche io alla lotta. Mark, hai dimenticato che devi creare il club di calcio? Non è quello il modo migliore per proteggere lo sport che ami? Ha ragione. Se fondi il club alla Raimon, il calcio ne sarà davvero molto felice. Tu sei proprio un tipo interessante, sai? Forza ragazzi, non perdiamoci d'animo, d'accordo? Dobbiamo tornare al presente. La cosa bella è che se questo Mark... Aspetta però. Se questo è il Mark di un'altra linea temporale, è giusto che poi il Mark che noi conosciamo non abbia lo spirito guerriero al momento. Quindi ci potrebbe stare. Ora devo andare, Mark. Oh, di già? Sì. Per il bene di Vladimir, dobbiamo verificare se la crisi nel passato di Mark è stata risolta del tutto e se il presente è tornato alla normalità. Vediamo allora. Arion! Sì? Fonderò il club di calcio della Raimon. Non ti preoccupare. Anch'io farò tutto quello che posso per proteggere il nostro sport. E se per caso dovessimo incontrarci di nuovo, giochiamo a calcio! Oh, vi incontrerete come? Vi incontrerete come? Sali sull'autobus del Temp in Edzme. Ci siamo tutti? Si parte! Ixe? Questa scena... Andiamo! Questa scena penso che posso anche saltarla. So che le prossime volte dice posti diversi, ma... Mi sembra tutto un sogno. È sempre la stessa cosa. Cambia Spero solo davvero la che frase. Potremo rivedere Arion un giorno. È proprio un ragazzo speciale. Oh, sì. Oh, lo conoscerete molto bene. Alfa, la protocollo Omega sembra aver subito una significativa battuta d'arresto. Hai qualcosa da dire per scolpa? No, signore. L'incompetenza verrà punita. Non tollererò un altro fallimento, intesi? Sì, signore. Alfa, alfa, alfa! Mo ci prendi? Tutta la normalità sembra. Eh? Dov'è il cartello che abbiamo usato come cimelio? Se la storia cambia... Svaniscono le circostanze per cui Cimmeri si trovava qui e viene restituito al tempo e al luogo di appartenenza. Oh, quindi non possiamo tornare nel passato? Al contrario, la macchina del tempo in Azuma registra dati di ogni luogo che visitiamo, quindi possiamo tornare in qualsiasi momento. Anche se, a essere sincero, a volte non è possibile tornare indietro dopo che la linea temporale di riferimento è stata alterata. L'allenatore Ivan si è amparato la mano di luce molto prima rispetto alla storia originale. Questa è la storia originale. Questo non causerà problemi? Stai tranquillo, le modifiche allo spazio-tempo create dai mondi paralleli sono particolari. Non mi farei troppi pensieri al riguardo? Sì, devo dire che sono un po' confuso. Forza, andiamo al centro sportivo a controllare che tutto sia tornato alla normalità. E se gli altri continuano a non ricordare nulla del calcio? In quel caso faremo un altro salto del tempo e rimetteremo le cose a posto. Su, andiamo. Hai perso, cartello del club. No, è perso. Andiamo a dare un'occhiata al centro sportivo. Posso? Non posso andare con Y. Uffa. Oh, Arion! L'allenamento è già iniziato? Sky, l'allenamento per il club di calligrafia? Ma di cosa parli? L'allenamento di calcio, ovviamente. Calcio? Ce l'abbiamo fatta! Tutto è tornato alla normalità! Cosa? Arion, sei in ritardo! Ma... Hanno visto Vladimir? Pensavamo ti fossi preso il giorno libero. Urrà! Siete tutti normali, che bello!
Ah, beh, grazie tante. Vorresti dire forse che prima non lo eravamo? Ciao ragazzi, è un piacere rivedervi. Vladimir, ne è passato di tempo. Rivedervi? In che senso? Ah, giusto, sei il primo anno, quindi è normale che tu non ne sappia niente. Vladimir era la punta di diamante della Raimon qualche anno fa. Ogni tanto torna più a fare due tiri con noi. Aspetta, aspetta, aspetta! Stai parlando di Victor? Arion, ti confondi. Il suo nome è Vladimir, non Victor. Lo so, ma è suo fratello Victor la nostra punta di diamante. Vladimir non ha mai giocato nella Raimon. Sembra che non tutto sia tornato come era prima. Dovremmo chiedere a questi ragazzi di darci una mano a rimettere le cose a posto. Ma parla! Assurdo. Che impertinenti. Mi informo che non è questo il modo di rivolgersi a Clark Bob Bundbar, illustre allenatore degli Arions. Non ti ho mai nominato allenatore io. Devo aver perso la testa. Vedo uno sacchiotto di parlante nella stanza. Cioè, non può essere vero, amico. Ci sarà dentro un qualche affare con delle corde che lo muovono, dai. Arion, che succede? Lasciate che vi spieghi. E questo è quanto. Ecco, e come si dice questo è quanto? State bene, ragazzi? Parbleu! Beh, dopo tutto questo parlare di mondi paralleli e viaggi nel tempo, non mi sorprende che siano confusi. Come appena spiegato Wonderbot, vengo da una realtà falsa. Il Vladimir che conosce Arion in realtà è quello vero. Sì. Ecco perché devo far tornare vero me al suo posto, in modo da poter restituire il calcio a Victor. Solo così il club di calcio della Raimon tornerà a essere quello che conoscete e amate. Quindi questa è una realtà falsa? Proprio così. Ah. Quindi noi non siamo realmente noi. Inquietante. Faccio fatica a crederci. Anch'io. Forse avrei dovuto stare più attento a lezione di fisica. Non è una cosa di cui andare fieri, Riyama. Siamo così fortunati. Non capita tutti i giorni di poter impersonare la versione di se stessi in un mondo parallelo. Certo che tu sei proprio strana. Quindi il vero Vladimir è quello che ha avuto l'incidente e non può giocare a calcio. Esatto. Ma perché non alteriamo il passato e creiamo una realtà in cui sei tu che Victor siete in grado di giocare? Ehi, questa sì che è un'idea. Mi sembra aver senso. Grazie del pensiero. Ma io non credo in un futuro a cui non sono destinato. Devo restituire il calcio a Victor. Lo ama più di me. Oh. Per salvare Victor, devo salvare il club di calcio della Raimon. E vorrei che tutti voi mi deste una mano. D'accordo! Beh. I giocatori della Raimon sono tornati con te. Chissà cosa sta facendo Victor ora. Oh. Beh, è sempre lui, la stessa mantella, stesso taglio, vabbè, capelli è una cosa irrilevante. Pensa lui. Pillole di calcio. Oh, è finito allora. Numero 1, la barra di stordimento. Oh, interessante la barra di stordimento. La barra di stordimento del portiere indica la sua condizione. Quando è piena, per un po' di tempo il portiere sarà molto più debole. Oh. Il tipo di tiro e la tecnica di parata influenzano la velocità con cui la barra si riempie, indipendentemente dalla potenza del giocatore. Ah. Interessante. La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che abbiano tolto le anticipazioni. Ma meno male che l'hanno tolte, perché le anticipazioni ti spoilerano tutto. E meno male che qui l'hanno tolta, davvero questa cosa mi piace molto. E hanno messo le pillole. Vabbè, quello è un altro conto. In ogni modo, Kuj termina questo primo capitolo di Inazuma Eleven Go. Quarto episodio già. Se ci mettiamo 4 episodi, ogni capitolo ci vorranno 50 episodi minimo. In ogni modo, Kuj, come sempre, vi ringrazio per aver visto anche questo video di Inazuma Eleven Go Chronostones Tuono. Possiamo chiamarlo semplicemente Inazuma Eleven Go Tuono. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!